MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati da Carlo Rosa. Inizia una nuova stagione per le ruote grasse ed iniziamo anche noi di MTB Gran Fondo. La grande mountain bike torna con le più belle manifestazioni italiane e non solo. Immagini che vi arrivano dal comprensorio delle colline moreniche in provincia di Mantova. Siamo a sud del lago di Garda, a Medole in provincia di Mantova, appunto per raccontarvi la 13ª edizione della South Garda Bike Dry Arn. Stiamo vedendo intanto nelle immagini le belle chiese della cittadina mantovana, mentre la bella piazza di Medole sarà la sede di partenza ed arrivo della South Garda Bike Dry Arn, che prevede due tracciati: il marathon di 60 km e 981 metri di dislivello ed il percorso Gran Fondo di 30 km e 505 metri di dislivello, entrambi tracciati tra Medole e la sponda sud del lago di Garda sulle colline moreniche. Intanto si espletano le ultime incombenze prima del via. Le colline moreniche sono una zona formata da cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti originatesi dai detriti rocciosi trasportati dal grande ghiacciaio del Garda 2 milioni di anni fa. In piazza a Medole gli atleti stanno entrando nelle griglie di partenza, presenti anche i nostri atleti di MTB Gran Fondo. Madrina dell'evento è la pluricampionessa olimpionica Paola Pezzo, eccola, che si prepara anche lei per partire. La gara è valida come prima tappa del circuito nazionale Trek Zero Wind Off-Road Challenge Coppa Lombardia e assegnerà anche la maglia di campione regionale marathon, naturalmente per la regione Lombardia. Sono oltre 1100 i partenti, un grande successo. Atleti giunti da ogni parte d'Italia, merito sicuramente della sempre ottima organizzazione del percorso spettacolare e anche del meteo che ci ha regalato una giornata dal sapore primaverile oggi. Paolo Pezzo, Elena Gaddoni sono pronte in griglia tra le donne, anche abbiamo visto Simona Mazzucotelli e Silvia Scipioni. Tanti i big presenti, tra i quali Marcello Pavarin, Stefano Dal Grande del Bottecchia Factory Team, Francesco Failli della Cicli Taddei con il compagno di squadra Francesco Casagrande. In griglia anche Maurizio Melis, l'abbiamo appena visto, che tra l'altro è anche organizzatore di un'altra importante gara, la Capolivery Legend Cup sull'Isola d'Elba. Manca veramente poco alla partenza e alle ore 9 in punto il sindaco di Medole, Giovan Battista Ruzzenenti, dà il via alla 13ª edizione della South Garda Bike Dry Arn. Immagini che ci arrivano in diretta dalla bicicletta. Attraverso la telecamera posta sulla bicicletta di un nostro atleta, atleta di MTB Gran Fondo, seguiremo le immagini più spettacolari vissute in sella alla mountain bike. La regia stacca sulla telecamera posta su Moto 1. Si esce dal centro storico di Medole. I primissimi chilometri sono su asfalto. Ancora in diretta dalla bicicletta, siamo veramente nella pancia del gruppo. I
primi 8 chilometri sono pianeggianti verso l'abitato di Grole, dove inizieranno le prime asperità di giornata. Poi sarà tutto un saliscendi con tratti anche in single track. Il gruppone di testa è compatto, con tutti i migliori impegnati a controllarsi. Un grande successo per la Sorgarda Bike e un grande successo anche per la Baby Bike che si è svolta il sabato. Sono stati tantissimi i mini biker che si sono sfidati in un vero percorso cross country di 350 metri e disegnato dal comitato organizzatore all'interno del bel parco cittadino. Un tracciato tra piccoli strappi e radici, una bella occasione per vivere una grande giornata di sport e festa, tutto naturalmente all'insegna della Sorgarda Bike. Intanto la testa della corsa si è portata al quinto chilometro di gara davanti Francesco Failli, Stefano Dal Grande, Giulio Gallo, Daniele Ratto, Francesco Casagrande e via via tutti gli altri. Si svolta a sinistra e si imbocca la Carrareccia su fondo sterrato. Gli atleti sono tanti, si alza un polverone. Transitano anche Simona Ongari, Maria Letizia Grottoli, Simona Beretta. Per la gara donne si è portata da subito al comando Elena Gaddoni della Cicli Taddei. Immagini che ci arrivano ancora in diretta dalla mountain bike. Andiamo a recuperare la testa della corsa, siamo nei pressi di Solferino, borgo conosciuto per la battaglia risorgimentale fra l'esercito austriaco e quello franco-sardo. In testa c'è Stefano Dal Grande, Bottecchia Factory Team, con alle spalle il toscano della Cicli Taddei, Francesco Failli. Poi Giulio Galli, sempre della Cicli Taddei, Daniele Ratto, biker del team Todesco. Gruppo di testa composto da una quindicina di atleti. Testa bassa per Stefano Dal Grande, vicentino del Bottecchia Factory Team. Siamo proprio a Solferino. Stacchiamo sulla telecamera fissa Stefano Dal Grande, Francesco Failli, Giulio Galli, Francesco Casagrande, Mattia Finazzi, Daniele Ratto, in questo gruppo anche Marcello Pavarin. Ad inseguire Marco Villa, Lissone Mountain Bike, Paolo Strullato, Alessandro Maiuolo, Luca Zampedri. E in questo gruppo scorgiamo anche la testa della gara femminile, eccola la maglia rossa di Elena Gaddoni. Cicli Taddei in testa alla 13ª edizione della Sorgarda Bike Dryarn. In seconda posizione la sua compagna di squadra, si tratta di Silvia Scipioni, biker toscana. E al terzo posto c'è Simona Mazzucotelli. Eccola transitare ora davanti alla nostra telecamera. Ancora per la gara femminile con il 337, questa è Selene Colombi del Lissone Mountain Bike. Transita anche Valentina Garattini, mentre questa è l'azione di Elisa Gastaldi del team Passion Faentina. Dopo Solferino si imbocca un single track in leggera discesa molto spettacolare. Lo viviamo in sella anche noi, godiamoci le immagini che ci arrivano dalla mountain bike. 25esimo chilometro di gara, continua il forcing di Stefano Dal Grande, Bottecchia Factory Team, che fa l'andatura, seguito da Francesco Failli, Mattia Finazzi, Marcello Pavarin, Francesco Casagrande, Giulio Galli. Pochi chilometri dopo, su sterrato, ci si dà il cambio al comando. Ora c'è Alessandro Gambino del team FRM Racing, gruppo nuovamente compattato in questo punto, chiuso da Marco Colombo del team Todesco. Ora i biker si dirigono verso Desenzano del Garda, dove saranno circa a metà gara.
Ancora passaggi con Samuele Bidini, Alessandro Sereni, entrambi della Ciclita Day. La camera segue Samuele Rossini, atleta del team Como Bike. Siamo circa a metà gara e la fatica comincia a farsi sentire. Ma attenzione, perché la velocità sommata alla stanchezza può fare brutti scherzi. Ma niente paura, si risale subito in sella e si continua la gara. Con la moto 1 andiamo a recuperare la testa della corsa, ci stiamo dirigendo verso Desenzano del Garda, sempre su strada bianca, velocità molto elevata in questo punto. Andiamo nei pressi di Desenzano del Garda, breve tratto su asfalto, gruppo nuovamente ricompattato, formato da una trentina di atleti con a tirare Stefano Da Grande, Marcello Pavarin, Bottecchia Factory, Giuseppe Pellegrino, Francesco Failli, Francesco Casagrande, solo per citarne alcuni. Ma torniamo in diretta dalla mountain bike, tratto in single track in discesa, la Sorgarda Bike. E anche spettacolo oggi e divertimento per gli oltre 1100 biker sul percorso. Ma torniamo in testa, il gruppo si è frazionato, al comando sono i due biker Taddei, Failli e Casagrande e Daniele Ratto al terzo posto. Più staccati il duo Bottecchia Factory, Stefano Da Grande, Marcello Pavarin e Giulio Galli in sesta posizione. Settimo posto per Luca Zanasca. E la salita e successiva discesa del tiracollo ha fatto selezione sul gruppo di testa. Transita anche Mattia Finazzi in ottava posizione, seguito da Lorenzo Lapossa. Abbiamo superato abbondantemente metà gara e ora ci si dirige verso l'arrivo di Medole, ma le asperità non sono sicuramente finite. Si devono superare le asperità, le colline di Lonato del Garda e poi di Solferino. 45esimo chilometro di gara in discesa, Francesco Failli davanti con Francesco Casagrande alle spalle. Il duo Taddei ha perso la compagnia di Daniele Ratto. Stefano Da Grande in terza posizione, poi Galli, Pavarin e Daniele Ratto. Passaggio per Luca Zanasca, mentre questo è Mattia Finazzi, seguito da Lorenzo Lapossa. Adesso ci sono ancora le asperità di Solferino da superare, la discesa e gli ultimi 5 chilometri in piano su Carrareccia verso l'arrivo di Medole. Ed in piazza Medole tutto è pronto per accogliere il vincitore di questa 13esima edizione della Sorgarda Bike Dry Arna. E attenzione, arrivo in parata per la Ciclita Day con Francesco Failli, che va a vincere con il tempo di 2 ore 2 minuti 37 secondi. Seconda posizione per Francesco Casagrande e si sprinta per il terzo gradino del podio. Attenzione, Stefano Da Grande parte lungo alla sua destra, Daniele Ratto riesce a superarlo e si aggiudica il terzo posto. Quarta posizione per Marcello Pavarin, Bottecchia Factory Team. Quinto Giulio Galli e Stefano Da Grande finisce al sesto posto. E primo piano tutto meritato per Daniele Ratto del team Todesco. E mentre si susseguono gli arrivi qui in piazza a Medole, siamo in attesa anche dell'arrivo della gara femminile. Ed eccola la regina della 13esima edizione della Sorgarda Bike Dry Arna, braccia al cielo per Elena Gaddoni Ciclita Day, che si aggiudica la Sorgarda Bike con il tempo di 2 ore 15 minuti 45 secondi. In seconda posizione si presenta la sua compagna di squadra, si tratta di Silvia Scipioni, che chiude i 60 km della Sorgarda Bike in ritardo da Elena Gaddoni di 6 minuti e 43 secondi. Si aggiudica il terzo gradino del podio Simona Mazzuccotelli del team Massì Supermercati. Ora do subito la parola ai protagonisti di giornata. Sono felice per il terzo posto, era la prima gara di stagione, è sempre difficile iniziare. Prendere il ritmo e ho avuto buone sensazioni, speriamo nelle prossime. La gara mi è piaciuta tantissimo, è stata molto divertente. È stata una bellissima gara,
Ero scettica un po' nel partire perché l'anno scorso per me è stata una gara traumatica, tutta pianura, così non è proprio adatta a me. Oltretutto in settimana non sono stata molto bene, quindi insomma ero un po' incerta fino alla fine. E poi niente, alla fine invece mi sono divertita tantissimo, è andata bene e sono contenta del risultato. Beh sì, è andata bene, la vittoria fa sempre piacere, quindi ovviamente si incomincia, quindi le sensazioni magari non sono ancora quelle ottimali, ma è normale. Sono anche un pochettino più indietro con la preparazione, però in una gara così veloce che non è adatta a me sono comunque andata bene e questo mi fa ben sperare per le gare più adatte alle mie caratteristiche, insomma. Sì, dai, oggi ci puntavamo a vincere la gara, è il momento cruciale della gara, ma Failli ha fatto l'azione decisiva, e ha tirato molto, quindi giustamente era giustamente che vincesse lui. Quindi poi siamo arrivati all'arrivo con un buon margine e abbiamo fatto primi e secondi. È una giornata molto fortunata per noi, è andato tutto in verso giusto. Circa a metà gara abbiamo provato a fare la selezione io e Francesco. Ho attaccato io sullo strappo, diciamo quello un po' più impegnativo della gara, e Francesco è rimasto subito lì vicino, appena l'ho visto ho aspettato un attimo e siamo andati via insieme, regolari fino all'arrivo, e niente, è stata una bella vittoria per me, un bel risultato per tutta la squadra. E ora grande festa finale al Parco Comunale di Medole con i podi di questa 13ª Soudgarda Bike Dryarn. Un grazie particolare sicuramente va all'amministrazione comunale con il sindaco Giovan Battista Ruzzenenti e l'assessore allo sport Salvatore Comparetti, che ribadiscono la grande soddisfazione per il territorio di Medole e delle colline moreniche di ospitare un evento che è diventato nel corso degli anni un classico a livello nazionale e che attira ogni anno migliaia di persone da ogni angolo d'Italia. E da Medole per ora è tutto, la Soudgarda Bike vi dà appuntamento al prossimo anno mentre MTB Gran Fondo continua dopo la pausa. Olimpia, Italian Style, since 1893. Scoprire la Toscana più suggestiva. Godere della magia della Val di Merse a due passi dalla splendida Siena. Il 14 aprile la Marathon Val di Merse ti farà vivere un'esperienza unica in mountain bike. Se il tuo obiettivo è vincere o semplicemente divertirti, la Marathon Val di Merse ti aprirà le porte ad una Toscana inedita, fatta di sentieri immersi nei boschi, di distese infinite, di luoghi segreti da scoprire, di sapori da gustare. La 16ª edizione della Marathon Val di Merse propone un percorso di 71 km e 1900 metri di dislivello,
un tracciato che si sta affermando tra i più quotati nel panorama delle marathon italiane. Se non ti senti ancora pronto per affrontare le lunghe distanze, niente paura, perché la Marathon Val di Merse offre anche un percorso gran fondo di 34 km e 900 metri di dislivello. Tre sono i circuiti di appartenenza, il nuovissimo challenge nazionale Rampitech e i circuiti regionali MTB Tour Toscana e Umbria Tascani MTB. L'appuntamento è per domenica 14 aprile con la Marathon Val di Merse a Rosia in provincia di Siena. Le iscrizioni sono aperte. Tutte le informazioni le trovi sul sito della manifestazione rosiabike.it. Ciao a tutti, sono Marcello Pavarin e di solito mi vedete pedalare con il Bottecchia Factory Team nelle Gran Fondo. Oggi invece siamo a Ceregnano, nel mio centro di preparazione, il Power and Ride. Vi farò vedere cosa bisogna fare per partire con una corretta preparazione atletica. Oggi con Simone faremo un test di valutazione funzionale, il test Conconi. Io lo eseguo su bici SRM, è un test dove porto Simone ad affaticarsi parecchio, è un test incrementale, quindi ogni minuto la macchina aumenta la resistenza e vediamo fino a che Simone resiste. Andremo a vedere i parametri di allenamento e a verificare la condizione di Simone, vediamo se fino ad oggi si è allenato bene. Le gare sono ormai prossime, quindi immagino sarà quasi pronto. Vai, inizia a pedalare. Ritengo che fare questo tipo di test sia molto importante non solo per lui, che è un atleta diciamo molto forte, ma per tutti quanti, perché l'allenamento deve essere basato sui propri parametri cardiaci o di potenza che siano e quindi deve essere personalizzato. Oggi molto spesso si tende a non fare questo, a pedalare e basta e magari ad impegnare male il poco tempo che si ha a disposizione. Noi qui cerchiamo di personalizzare il tutto e di rendere tutto il tempo più utile e sfruttarlo al meglio. Come dicevo prima, il test è partito, è un test incrementale, quindi vediamo una scalinata, sono i vari incrementi che la macchina andrà a fare. Io utilizzo un protocollo di 10 watt ogni minuto e è un test che mi porta l'atleta al massimo affaticamento possibile. Vediamo i watt che Simone sta sprigionando adesso, il suo battito cardiaco, la cadenza di pedalata e via via appunto la macchina incrementerà sempre di più la potenza alla quale Simone sta pedalando. Con questo andiamo a ricercare la sua soglia. La sua soglia cardiaca sarà il punto oltre il quale la produzione e lo smaltimento di acido lattico non sono più direttamente proporzionali e quindi si accumulerà nel corpo di Simone una quantità eccessiva di acido lattico. Trovato quel punto, andiamo a definire poi i suoi parametri di allenamento che saranno fondamentali per la riuscita delle prossime gare. Ritengo che questo test sia importante per qualsiasi livello di atleta, perché serve appunto per capire a che parametri cardiaci ci si deve allenare o a che parametri di potenza ci si deve allenare e come quindi impegnare al meglio il nostro tempo o il vostro tempo. Molto spesso sento dire che si ha poco tempo a disposizione, però il più delle volte lo si sfrutta male. È molto importante frammentare l'ora e mezza che si ha disponibile in particolari ripetute al fine di renderle il più efficaci possibile. Uscire semplicemente pedalando non porta a nessun beneficio per il nostro corpo se non quello di stare in bici e vedere paesaggi nuovi. Adesso la macchina sta aumentando la potenza, quindi Simone sta facendo sempre più fatica. Vediamo appunto che il suo battito sta crescendo, la potenza è in aumento, ma la cadenza di pedalata lui cerca di mantenerla il più costante possibile.
Adesso Simone sta arrivando verso il suo limite, si sta faticando parecchio, quindi ha già raggiunto la soglia e l'ha superata di poco. E vediamo quanto riuscirà a resistere oltre e quanto tollererà l'acido lattico. Siamo a 350 watt, è a più di 170 battiti e sono sicuro però che ancora qualche scalino lo riesce a fare. Ok, scendi pure, per oggi la fatica è fatta. Bravo, complimenti. Adesso vediamo come devi proseguire con gli allenamenti. Ok, abbiamo trovato i tuoi parametri cardiaci, così hai nuovi numeri da seguire nei tuoi allenamenti e sai come fare fatica. E ti ho preparato poi le schede di allenamento. Sono, come mi avevi detto, in base ai tuoi impegni, ai giorni di lavoro e sei pronto per l'ultimo periodo di preparazione fino alla prima corsa. Ti do anche un gadget, un paio di calzini Power and Ride, così nelle uscite invernali potrai tenere i piedi al caldo. Io di solito personalizzo gli allenamenti in base agli impegni lavorativi dei miei clienti. Trovo i parametri, come ho detto prima, i giusti parametri di allenamento, vado a definire la soglia e tutti il medio, il veloce, i vari ritmi ai quali poi i ragazzi si devono allenare e personalizzo in base agli orari e ai tempi a disposizione di ognuno. Credo sia la cosa più importante da fare perché il tempo deve essere sfruttato nel modo migliore. Lavorando con i giusti allenamenti, dopo un mese e mezzo, due, si iniziano a vedere i primi risultati. Ritengo però che per una buona preparazione si deve sicuramente sfruttare al meglio il periodo invernale, quindi almeno 3 mesi di lavoro devono essere fatti nella maniera corretta e da lì si possa poi tirare le somme e essere eventualmente pronti per una prima gara. È quindi un test molto importante per i professionisti perché il loro lavoro è basato su questo, ma è molto importante anche per chiunque voglia approcciarsi alla bici, sia per persone che fanno gare, sia per semplici amatori che vanno a fare delle pedalate domenicali. E il tutto deve essere fatto divertendosi, però se si hanno dei parametri e delle linee guida da seguire, il nostro fisico risponde in maniera sicuramente più precisa e si avrà un aumento di condizione e in bici si starà sempre meglio. E anche per oggi è tutto, un saluto da Carlo Rosa, MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful.